Oggi un gruppo di studentesse e di studenti del liceo Einstein è entrato all'interno del proprio istituto, riappropriandosi in piena sicurezza e avendo svolto i tamponi risultanti tutti negativi, di quello spazio che vivevano tutti i giorni. Abbiamo preso questa scelta in base ai risultati del sondaggio promulgato qualche giorno fa. Tale sondaggio aveva l'obiettivo di trovare un'approvazione tra gli studenti rispetto alle sintesi portate avanti nel corso degli ultimi mesi. La sintesi ha l'obiettivo di raccogliere le posizioni degli studenti, anche contrastanti, in modo da uscire dalla narrazione ormai superata, e ci tengo a precisarlo, tra SIDAD e NODAD. Il sondaggio e la nostra analisi circa la situazione attuale cita le testuali parole: non dobbiamo chiedere la riapertura immediata, ma dobbiamo richiedere che il modello di scuola cambi, affinché la riapertura sia una naturale conseguenza di investimenti politici ed economici che colmino quei buchi che da anni vive la scuola pubblica, poiché i fondi ad ora ci permettono di farlo. Il sondaggio fatto nei giorni scorsi esprime il consenso degli studenti rispetto alle rivendicazioni. Quindi abbiamo deciso di assumerci la responsabilità di compiere questa azione, poiché pensiamo sia l'unica possibile per incidere realmente sul dibattito pubblico. In questa situazione, per evidenti motivi di carattere legale e organizzativo, non abbiamo avuto le possibilità di permettere una completa partecipazione degli studenti e delle studentesse al progetto, tramite la usuale votazione di istituto di prassi nelle occupazioni. Per quanto ci dispiace non aver potuto fare ciò, in questa fase si è stati costretti a procedere secondo questa modalità per tutelare tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto. Alla luce di queste considerazioni, continuiamo a essere sicuri che questa azione sia l'unica capace di inserire la narrazione votata dalla maggioranza nel dibattito pubblico, e speriamo che chi vive la scuola sia capace di riconoscere la necessità di questo gesto.